nazionale italiano. Dicevo di Aurino, rinunciando al titolo europeo dei massimi leggeri, cui limite è 86 kg, ha deciso di andare, diciamo il suo manager Kirk, ha deciso di portarlo negli Stati Uniti. A gennaio andrà ad Atlantic City per sostenere un incontro al limite degli 82 kg, perché? Ecco perché il suo futuro è previsto nei medio massimi, cioè a 79 kg e 379 grammi, che mi sembra un azzardo. Sì, direi proprio di sì, una differenza di peso tale, ma perché ha rinunciato al titolo? Ha rinunciato al titolo perché si è trovato ad avere qualche cosa come 10-12 kg fuori dai limiti del peso. Credo che questo non è concesso a un pugile e non è concesso ancora, a mio avviso, perlomeno con delle grandi difficoltà, entrare in un'altra categoria ancora inferiore a quella che comunque lui iniziata. Oggi era molto determinato, devo dire. Ho visto un Pietro Aurino molto molto concentrato su questa sua nuova vita agonistica e sportiva. Speriamo, lui adesso è in ritiro a Civitavecchia, seguito da Franco Cherchi, fratello di Salvatore. Cosa che ci auguriamo. Esattamente, intanto la prima ripresa, non dimentichiamo che Aurino ha soltanto 27 anni, sì. E a parte Sven Paris, che è ancora giovanissimo, Aurino è già stato campione europeo, titolo di peso ben due volte, voglio dire, per cui è un pugile giovane ma già semi-affermato. Vediamo. Sì. Invece pare come al solito inizia a subito a modo suo, chiaramente l'incontro della cronaca sulla distanza, certo, delle 12 molto riprese. Bello. Anche poi doppiato da un altro sinistro al volto, per cui sì. Velocissimo come sempre Sven Paris. Vediamo. Io al di là del titolo, al di là degli avversari, tento sempre di intravedere le migliorie che Sven Paris sì. riesce a portare al suo bagaglio tattico e tecnico. Fino a questo momento lavora molto bene con il sinistro. Perché le sue condizioni atletiche, fisiche sono straordinarie. Bisogna che impari a coordinare i colpi in un certo modo. Come sta facendo questa sera mi sembra al meglio di quello che si può vedere sì, rispetto ad altre volte. Io anziché incassare colpi magari anche sui guantoni dell'avversario, farei un passo indietro evitandoli completamente. Va a vedere, lui rimane lì, tanto sa che non, i colpi non li sente. Buono il sinistro, ma non è arrivato. Sì, il suo problema è sempre è solo quello di portare i colpi e non di evitare quelli dell'avversario. Non sempre gli avversari però hanno dei colpi come Dilanovic. Ma comunque Dilanovic sta cercando di lavorare con il jab, non rimane inoperoso, inoffensivo soprattutto. Il destro di Paris è scattato. Appare diverso Dilanovic da quello visto lo scorso anno, quando andò giù subito alla prima ripresa. Sì, ma quelle sono molto, molto spesso dei casi, ecco, un colpo che questi fanno parte del bagaglio tecnico di Paris. Quella sera eravamo a Frosinone, Sven Paris partì come una furia, poi Dilanovic non riuscì neppure a rendersi conto di quello che stava accadendo, che si trovò a contare le stelle. Ancora Paris in avanti, ma il suo avversario tenta di reagire, gancio destro corto di Paris, ma senza forza. Sto fermando che il Dilanovic. In questo caso, anziché incassarli, seppur sui guantoni a braccia, io me ne andrei proprio lontano, via. Sì, questo lo dovrebbe fare, hai ragione, è una tua osservazione precisa, ma stavo dicendo che i colpi di Sven Paris questa sera sono di bella fattura, quello sì. Molto meglio di quanto non hai fatto prima. Vuol dire che forse si sta. Dilanovic intanto tenta di colpire a due mani. Non è passivo. No, assolutamente, anzi, fino a questo momento sta facendo vedere una gamma di colpi forse migliore che non quella di Paris. Occorre anche dire un pugile Paris sul quale termina la prima ripresa, un pugile cielo sul quale anche la Rai punta molto, perché certo. Questo premio su Rai 2 vuole essere proprio un riconoscimento a quello che ha fatto fino a questo momento il giovane pugile Frosinone, ma anche uno stimolo per il futuro. Ma sentiamo lì, e non entra, sta diretto alla spalla. Aspettiamo, cominci sempre a essere così, a braccarlo il sinistro, fallo entrare quando stai vicino, colpi singoli e rapidi senza fare troppo. All'inizio stiamo tranquilli, l'importante è cominciamo a stanarlo piano piano, non partire da lontano, ok? Con il destro non devi partire, avvicina prima con il destro,
perché non entra adesso lo stato sulla vuota, si protegge dalla scuola sinistra e si fa una torsione, non lo prendi, tranquillo. Bene, ora ti ha mostrato proprio la spalla del poide sinistro di Dijanovic che si protegge. Vediamo sul gancio destro di terminata Paris. La prima ripresa, siamo alla seconda ripresa, ancora un po' in ritardo di Dijanovic. Box. Ed eccoci qua Paris, tanto per coloro che non seguono profondamente il pugilato, è il pugile in pantaloncini neri, mentre in celeste, in azzurro e bianco è Dijanovic. Un Dijanovic ben diverso da quello che non vedemmo peraltro lo scorso anno. Che sta facendo? Gatto sinistro di Dijanovic a segno peraltro. Questo è gregge. Ha questo sinistro veloce. È più smaliziato. Ha tentato anche un montante corto di Dijanovic. La spallata di Paris. Inutile. A quel punto del combattimento sì. Sinistro di Dijanovic, fa fatica Paris ad arrivare a distanza giusta, ancora Dijanovic. Dijanovic dimostra di essere un pugile di quelli che ha una grossa esperienza anche come dilettante, cosa sì. Che è la tradizione, Belgrado è una città dove i pugili dilettanti sono sempre stati infatti lui è solo un anno e mezzo che è professionista, E l'unica sconfitta peraltro quella con Paris, occorre sottolinearlo. Ancora Paris, tutta volta bene. E come avevi accennato, gli incontri fatti dopo che Paris è riuscito a andare a segno Paris. Poi lega di Dijanovic. Certo, la potenza di Paris è superiore, lo si vede. Gancio sinistro. Sinistro di Paris, l'arbitro deve intervenire qua però. Qui è arrivato, questo punto. L'arbitro deve intervenire secondo me. Lega di Dijanovic, tenta di salvarsi. Intanto c'è un taglio profondissimo all'occhio sinistro. Che l'arbitro dovrebbero andare all'angolo per un controllo medico. In questo caso qui un controllo medico lo fa riposare. Montante destro di Dijanovic. Insomma, è uno che. Sì, è stato sul nodo del baratro, è riuscito a riprendersi legando e adesso è lì, ha digerito quei tre colpi pesantissimi di Paris, un destro, un sinistro, ancora un destro, ancora i montanti di Dijanovic. Di bella fattura! Un sinistro poi di Paris. Però Paris ha della potenza tale. Notevole, sì. 40 secondi, taglio profondo all'occhio sinistro di Dijanovic. Un incontro comunque segnato già. Non c'è avvenire per Dijanovic in questo incontro, occorre dirlo subito. Quest'anno, lo scorso anno si incontrarono, questa volta ha resistito di più, scatenato Paris. Hola! Un po' scorretto questa volta il nostro pugile. Lega Dijanovic in tutti i modi. È un ritmo incredibile quello di Paris. Travolto letteralmente Dijanovic dal nostro pugile, ma ormai siamo agli ultimi secondi e termina. Abbiamo visto comunque un Paris scatenato, un Paris però che pure nella sua foga è riuscito a mettere dei colpi molto belli, importanti, interessanti, è andato a bersaglio molto spesso. Sentiamo l'angolo di Oliva, ma intanto pregherei Umberto Orti di inquadrare il taglio di Dijanovic, se riusciamo. Non lottare, era knockout due volte. Sei stato troppo violento, ti sei buttato troppo addosso, ti sei attaccato a lui, non hai avuto modo di pensare colpo. Quando lo vedi qua, che ha sentito i colpi, prendi bene la misura, tranquillo, ormai è cotto. Calcola bene i colpi, guarda lui e colpisci. Se ti butti troppo addosso a lui, ti attacchi, i colpi non entrano. E non fanno neanche. Ha colpito mentre lascia la mano. Sbarrellava, lo stesso tenuto. Evidentemente con Dijanovic è sano, è un pugile in buone condizioni atletiche. Comunque è un incontro a mio avviso segnato, questo non vi è alcuna possibilità per Dijanovic e l'abbiamo visto anche un po' scoraggiato, evidentemente anche il taglio ha creato qualche problema psicologico evidentemente. Ed eccoci la terza ripresa, vediamo se Paris vorrà e riuscirà a concludere il combattimento. Dijanovic tuttavia appare completamente in grado di contrastarlo.
fino a dove arrivano le sue possibilità attuali. Paris ha recuperato comunque di Dalla. Sì, molto bene. Paris però lo lascia fare, lo lascia lavorare, perché evidentemente vuole trovare un momento opportuno per piazzare un colpo isolato magari. Eh sì, beh, basta il ghiaccio su, eccolo, eccolo qua. Questo era un colpo molto bello, peraltro è entrato con il sinistro, diciamo, che Didanovic ha tenuto. È un montante da lontano, è uno strano colpo di Paris. Peraltro Paris anche in questo caso deve fare i conti, come si diceva in apertura, con un pugile dalle braccia ben più lunghe. Sì, è un peso welter, ma purtroppo e si trova, non ha l'altezza forse, ma si troverà spesso di fronte a pugili di questa statura nel futuro. È bene che impari a ero destinato a soffrire, controllarlo. Non aggiunge nulla col suo successo per KO. Tanto il taglio ricomincia a sanguinare. Non ha portato il colpo pare fino adesso, a parte quella chiamata di prima. 1-2 di Didanovic. Sì, una bella reazione. Quando Paris attacca ha una potenza tale, una tale aggressività che non c'è niente di nessuno. Si è un po' scoperto Paris per attaccare, ne ha approfittato parzialmente soltanto Didanovic. Non con la spalla. Abbiamo sentito la voce dell'arbitro muratore. E intanto Didanovic sta facendo il suo lavoro, No, direi che si è fermato Paris, sì. Cosa che nella ripresa precedente insomma era di tutt'altra, probabilmente per tentare il colpo definitivo, probabilmente. Probabilmente, ma non ha trovato l'occasione. Sai che cosa succede? Che come lo lascia un attimo il tuo avversario, questo si ringalluzzisce e incomincia a portare colpi anche lui. Di buono c'è che Paris comunque riesce a vedere per tempo tutti i suoi colpi, quasi tutti. Ora ne ha preso un paio. Magari non sono sostanziosi, però arrivano. Mi sta disunendo Paris un po' comunque, Posso dire così dal fatto che ha recuperato Didanovic e lui forse non se l'aspettava e anzi colpisce. No, ti dirò che Didanovic in questa gigioneggia ripresa anche un pochino. In questa ripresa è riuscito a mettere a segno anche qualche colpo molto molto interessante. Atteggiamento goliardico tra l'altro da parte di Didanovic. Poi sarà interessante sentire Oliva per vedere come giudicherà questa ripresa, una ripresa che è per Didanovic. Direi proprio che Didanovic non l'ha perduta. Non l'ha perduta. Andiamo a sentire Oliva, vediamo che cosa dice. Le ultime esercizioni che vuole fare il sorriso, vuole fare che ti scotti, vuole farti nervosire, ok? Non devi cadere. Abbiamo 12 round a disposizione. Con calma, quando scrivi quei colpi, non guardare a terra. Quando vedi che fa l'imbecille così, stai con le mani su, usa il sinistro in mezzo tanto in su, fallo andare verso le corde. Lui quando fa quel lavoro vuole farti partire da lontano, con colpi larghi, perché lui sta così, sta in attesa, esce e ti mette con il giorno. Tu non devi cadere in queste errore. Quando gli fai il sorrione così, sulle mani pronti, sinistro in mezzo su quando, portalo verso le corde, ok? Ricordati che fa quello per farti partire da lontano e farti andare così. Tanto da lontano. Ok? Molto bello. Sì, abbiamo visto nelle immagini della squadra esterna 1 di Palermo coordinate dal regista Otti, abbiamo visto l'unica bella azione di Paris della terza ripresa. Ora siamo alla quarta, vediamo. Si è un po' fermato Zen Paris, ha fatto sfogare direi Didanovic, vediamo. Fatto bene ora a schivare, ecco qua, va addosso il destro di Didanovic e di lega Didanovic e fa bene, no, con la spalla, e l'arbitro continua a riprendere. Ecco il sinistro di Paris, dovrebbe andare via, infatti lui rimane là vicino, brucia tesori di energia per spingere via l'avversario. Direi che il lavoro più bello l'ha fatto nelle prime due riprese, ma l'ha fatto veramente per bene. Ecco, vedi, destro in uscita, mani basse, esce ancora 1-2 di Didanovic a segno, Beh, Didanovic per me si sta dimostrando un pugile difficile. Pensare che nella seconda ripresa sembrava è stato che le cose per due volte sull'orlo del KO e anche di più, era già con un piede nel baratro. Meno male,
Pensa se non fosse stato in quelle condizioni. Appare sicurissimo, tranquillissimo. Conosce il pugilato. Uno, due, ancora segno di Danovic in tutti i casi, eh? Oliva dirà sì, ha le ultime energie, ma io qua sto vedendo un pugile che sicuramente se riesce a pizzicarlo Paris lo mette KO, ecco. Però nel frattempo sta facendo il suo bel combattimento, portando anche dei bei colpi, tra l'altro, con una bella varietà, intendo, eh? No? Ma devo dire che i colpi di Danovic sono colpi non inventati, sono di tecnica raffinata, perché... Ecco, bravissimo ora. Ovviamente ha usato il destro a mo' di fioretto. Questo si chiama, per l'appunto, ma questo si chiama scherma. Esattamente. Schermare il pugilato. In quella maniera tiene lontano Paris, gli impedisce di avvicinarsi. Adesso arriva Paris, la blocca. Qui il nostro pugile si dimostra un pochino acerbo, un pochino impossibilitato a inventarsi un tema tattico diverso. A me dispiace dover... Né Oliva l'ha aiutato molto fino a questo momento dall'angolo, però occorre anche dirlo. Devo dire che mi dispiace dover dire e ammettere che il Paris, che sta dimostrando in queste due ultime riprese, non è quello che vorremmo, quello di cui parliamo tanto, di cui diciamo un Paris la salvezza del pugilato nazionale. Io spero veramente che si scuota da questo momento e faccia qualche cosa di più. Vediamo, a meno che stia tentando di portare a cottura di Danovic, perché insomma, però... Certo, pugilato specialmente professionistico a questi livelli, le riprese è sempre meglio farne una in meno che una in più, credo, no? Assolutamente. Pensiamo che di Danovic non possa avere il fiato, la tenuta per arrivare a 12 riprese con questo ritmo, o anche per sopportare il ritmo che mi impone il nostro pugile Paris. Proviamo a sentire Oliva. Tu sei abbastanza bravo, non usa questi, riesco a mettere il coppio. Non lo parlo di cimitello, ma non ha già vicino quando lo ti spendo nel suo corpo. Non riesco a prenderlo. Non riesco a prenderlo. L'Oliva purtroppo non ha trovato nulla per risolvere qualche problema che sta vivendo Paris in questo momento. Ma è strano, però di solito Oliva ha sempre una soluzione per ogni situazione. Stasera è un po' un po' sulle sue, chi lo sa. Non c'è qualche problema per Paris, speriamo di no. Andiamo avanti, quinta ripresa. Chiamata del pugile italiano, risponde Didanovic. È che la scherma la conosce bene Didanovic. Questo per rafforzare quella teoria che io sostengo da sempre, che sono poi i pugili a fare i combattimenti ai titoli. Voglio dire, qui in palio c'è un niente, no? Praticamente, sì. Cintura mediterranea per paesi della comunità europea, versione IBF. E niente. Però è un incontro Paris. Dai. Destro diretto pesantissimo. Però non la mobilità, non fa una piega. La mobilità di Didanovic gli ha permesso di spostandosi all'indietro. Certo. Nella fattispecie, dicevo, è un incontro di buona levatura. Assolutamente. Io mi auguro che vicino l'occhio sinistro di Paris sia sangue del sopracciglio sinistro di Didanovic. Io mi auguro, sì, ho visto anch'io qualcosa. No, però c'è quel tuo destro di Didanovic che arriva sempre lì sulla parte sinistra del volto di Paris. Vediamo. Dall'alto Didanovic riesce anche a bloccare le azioni. È purtroppo scoperto il movimento quel di destro. Attacco di Paris. No, è solamente il sangue di Didanovic. Che risponde però Si risponde in sempre momento. Poi bello Paris ha messo due Paris. Colpi che e qui dovrebbe andare via Paris, se non riesce a colpirlo va via. Sì è arrivato. Risponde Didanovic sinistro ancora, vai via, lascialo. Una resistenza straordinaria da parte di Didanovic, 31 anni, anzi 30 e un po'.
sì, proprio nel punto migliore della maturità pugilistica, direi io. È prof soltanto da un anno e mezzo. Quindi una grande esperienza come dilettante, e difatti fa quel pugilato che di solito si usa anche fra i dilettanti, ma con l'intelligenza di un pugile attento e intelligente. Però sta boxando poco Paris, nel senso che si avvicina, schiva e mette dentro, ma non fa pugilato. Forse cerca ma non trova il bandolo della matassa. Ecco, questi sono i sì, punti. Va, queste fiammate, e comunque sono fiammate pesantissime. I colpi sono potenti, quelli di qui Paris. È sempre lui, ma ti danno vicino a fare una piega. Comunque fa bene a non perdere la calma, Sven. Tocca anche di Danovic. Mi sembra che Sven si trova in difficoltà proprio nel portare i colpi, trova che l'avversario glielo impedisce, perché col suo modo di fare, mettendo le mani avanti, portando i colpetti piccoli, piano, leggeri, senza potenza. Comunque questa è una bella ripresa per Pan, sì, ovviamente. No. Allora, sentiamo, sentiamo sempre Oliva. Respira, che significa? Allora, quando ti ho detto che fai il sorriso così, non guardare a terra, prendi i colpi e rispondi subito. Poi ti ho detto, il match è sulla lunga distanza, poche azioni ma buone, anche due colpi, stop, vanno bene, l'importante è che lo fai male, stop, non devi fare troppo, non lottare con lui, se ti metti a lottare ti stanchi, assolutamente, quando arrivi a cielo, lui ti manda, fai capire all'arbitro che ti sta reggendo e basta, ma non lottare. Poche azioni, ben, due azioni in una ripresa pure mi sta bene, ma l'importante è che sono due azioni, tanto, fai tanto, lo facciamo male e ci mettiamo davanti a lui, ok? Guarda, stai spezzando piede di nuovo. Però l'intelligenza del pugile slavo è quella di buttarsi indietro nel momento che arrivano i colpi. Beh, questa volta Oliva ha dato dei buoni suggerimenti. Beh, sì, esatto, sì. Confermato. Sì, sì. Ma oddio, può anche essere questo di Paris un combattimento che lo può portare a una maturità diversa. Nel senso non andare avanti sempre e comunque rischiando di prendere colpi, ma aspettare il momento buono, visto che lui non è uomo da jab, da schermaglie varie, è uomo da colpi, per cui... Diciamo che anche può aspettare, o comunque non cercare il momento buono, ma fare del pugilato per essere superiore alla fine di una ripresa. Bravissimo, anche qua Paris. No, io intendevo, non è uomo da lavorare con il jab e poi entrare a volte col sinistro. Ecco, fa queste fiammate, botte terrificanti. Didanovic tiene duro. E Sven cerca sempre la conclusione dopo un'azione come questa. Sì. Ha tentato di colpire da lontanissimo Didanovic. Destro corto del pugile serbo, ma 1-2 di Paris. Ebla, sentito. Eccolo qua. Sentito. E vediamo cosa combina Didanovic. È stato un diretto, arrivato proprio alla punta del mento, diretto okay. Però. No. Non so se è ok però, io ho okay. L'impressione. Bene. Ah sì, è a posto. Non ha finito. Finito. Sì, perché ha buttato i paradenti. Si è fatto male, si è ferito. Sì. Si è spaccato il labbro. Terribile. Sì. E si è fermato per quello, per il dolore e per il male al labbro, un labbro completamente tagliato, il labbro inferiore. Non devi mettere a terra nessuno, i match si fanno in due, bisogna costruire, sentiamo lì. L'altro non lo fa il match. Non ti credo, non è colpa tua, assolutamente. Perciò quando gli ho detto poche azioni ma buone, queste, pochi colpi, sai, tanti e si tocca a me. Ma è chiaro, cioè, se porti molti colpi e ti metti a lottare, anche tu ti stai. Ecco questo sinistro. Però questa esperienza, stiamo salendo, non è stato, non è stato potente tanto da... Okay? Però dritto. Dritto, preciso. E si è tagliato il labbro. No, stavi cominciando a spezzare. Comunque... Uno che si allena sulla lunga distanza, è chiarissimo. Comunque abbiamo sentito da parte di Patrizio Oliva una disanima perfetta del combattimento, e anche Sven Paris non era contentissimo del suo combattimento, e per cui ecco, Oliva ha spiegato bene l'incontro mentre vediamo. A questo punto però vorrei fare i complimenti all'arbitro muratore che è intervenuto in tempo
nel momento in cui il pugile slavo si è un attimo girato, sì, perché Sven a quel punto non si ferma, è uno continua ad attaccare. Ma ecco, mi confortano le parole di Oliva e mi conforta soprattutto l'atteggiamento non contentissimo, non soddisfatto di Sven Paris. Si è accorto di aver trovato delle difficoltà, peraltro con la sua esperienza Oliva ha detto: beh, non sempre puoi boxare con pugili come questi qua e devi aspettare il momento che poi è stato naturale, è arrivato. Ed è arrivato, Paris comunque ha iniziato il combattimento con un ritmo incredibile come suo uso fare, due bellissime riprese, le prime due soprattutto, ma dopo si è disunito un po' di fronte al pugilato di Slavo, sì, ha perso un po' di utilità, qualche difficoltà. Peraltro anche Oliva ha sottolineato soltanto adesso stava spezzando il fiato, no? Per cui ecco il destro e il sinistro terribile in bocca proprio, evidentemente è lì che ha creato problemi al suo. I colpi di pari sono senza dubbio molto potenti. Sì, ecco, rivediamo il destro e il sinistro, è lì, è 1-2 terrificante. Aspettiamo il verdetto, non abbiamo tempo di sentire il nostro pugile. Verdetto per KO. Alla sesta ripresa, vediamo, c'è anche Elio Cotena. Attenzione! Che con Oliva gestisce la Cipro Box. Vince per KO Sven Paris. Eccolo qui, conserva la sua cintura Sven Paris. Un cinturone, occorre dirlo. Sempre più grandi le fanno, certo, al di là del valore. Bene, allora campione, si conferma il campione mediterraneo della comunità europea, versione IBF, Sven Paris. Una bella vittoria per KO, la sesta ripresa, insomma, possiamo andare avanti, si può continuare a investire. E a credere in un Sven Paris che lo stiamo sostenendo, certamente, veramente. Bene, ringrazio la squadra esterna 1 di Palermo per le immagini. E il regista Umberto Orti per il suo coordinamento e ovviamente Nino, benvenuti per il consueto commento tecnico. A voi amici sportivi, grazie per averci seguito. Buonanotte. Buonanotte. Chi fuma? Gama è una mezza. Sì, sì, infatti. Va bene. Ciao Massimo. Ciao, ciao, ciao. Ciao San Basilio, sì, senti, mi è arrivato qua il fax alle 9, c'è scritto paziente con fratture massiccio facciale, poi con già comunicato al 113. Non sappiamo niente. Com'è? Me l'ha mandato il posto di polizia a Pertini. È un minorenne, quello è il problema. Che vale? Si scherza a parte. Sì, la faccio vincere io la coppa, guarda qua! Guarda qua! Ehi qua!